l'impasto si fa l'impasto. Una porzione dell'impasto si sbucia. È un'occupazione anche della donna, per esempio l'accensione delle candele. Perché questa è la sezione di studio. Lo studio generalmente è un'occupazione tipicamente maschile, ma non significa che anche la donna non possa studiare. Però le scuole sono fondamentalmente frequentate. Poi c'è il rebase riformato che è un po' mischiato. Esatto. Quindi non c'è la separazione che c'è ad esempio nel Tempio, dove da una parte Matroneo per le donne, mentre dall'altra parte ci sono gli uomini. L'importante è avere accesso alla conoscenza. Cosa c'è? Talikatan, il manto grande. Gadol, Katan, quello piccolo. Quello che anche Sergio. Libri di studio. Okay. Il Sidur. Questa è una versione italiana con doppia la suddivisione ci sono, come la disposizione come nel Talmud, questi sono in uso nelle sinagoghe sefardite di Israele, sono tutti in ebraico, la parte centrale e poi ci sono le versioni pocket, quelle che sono state anche quelle che sono le aggiunte che i vari rabbini inserivano, i commenti, esattamente, diciamo, i commenti e i vari rabbini e delle varie